Qui vi faccio vedere un paio di cose che sono complementari alla stesura della foglia, che sono affilare il coltello con un po' di carta vetrata, è una cosa semplicissima e utilissima. Se non lo fate, il coltello non taglia bene la foglia dell'oro e la foglia dell'oro si strappa. Un'altra cosa importantissima, elettrizzare la pennellessa sulla faccia, in questo modo. Questo è importantissimo, se non lo fate continuamente, la pennellessa non attirerà l'oro e lo perderete, l'oro comincerà a volare da tutte le parti, ossia biglietti da un euro che volano e voi non potete farci niente, quindi fatelo moltissimo. Vedete com'è adesso? Si dice elettrizzare, perché è come se il pennello si caricasse elettrostaticamente, ecco. Poi un'altra cosa sempre complementare e importantissima, il libro dell'oro è così. Prima di cominciare ad aprirlo dovete fare questa cosa. Lo arrotolate da una parte e dall'altra e questo serve per staccare ciascuna delle singole foglie dalle pagine in cui sono inserite. Poi create un angolo così, un angoletto, fate così ed ecco che questo qui teoricamente dovrebbe essere pronto, cioè quando vado ad aprire le pagine l'oro è lì pronto per essere usato. Coltello sotto in posizione, elettrizzo la pennellessa e comincio. Vedete il taglio netto che il coltello ha fatto? Vedete che la pennellessa raccoglie bene la foglia dell'oro? La raccoglie bene per due motivi. Il primo, si è, diciamo così, caricata elettrostaticamente. E il secondo è che l'oro, questa fogliolina qua, è stato tagliato bene. Se non lo tagliamo bene, quei punti lì, che vedete se non sono tagliati bene, allora lo perdiamo. Adesso poi prima o poi vi capiterà di vedere mentre mi sbaglio e mi viene in modo naturale sbagliare, così capite di cosa sto parlando adesso, insomma. Forse avete visto qui, vedete questo oro che si è spostato non da solo, tirando la foglia che c'era prima, si è spostato, non era ben attaccato, ben tagliato, ecco. Notate come tiro fuori la foglia dell'oro con un gioco di soffi che sono molto equilibrati e molto precisi, cioè la direzione del soffio deve essere nel centro della foglia. Se voi soffiate in un altro punto che non è il centro della foglia, la foglia vola via. E infatti adesso vi mostrerò come si fa a sbagliare. Guardate la foglia, se adesso mi sbaglio e non la tiro su correttamente, vola via. Vedete? Vedete come vola? L'unico modo per rimetterla sul cuscino è prenderla in un angoletto, girarla così, soffiarli dritto nel centro. Visto? Ora, se io la voglio spostare, faccio così. Soffio e in qualche modo, diciamo, si muove. Questo è un lavoro dove bisogna imparare a calibrare bene il soffio e anche la direzione del soffio. Ora questo che è un po' rotto, come vedete, lo taglio in più parti. Tentavo di recuperare qualche quadratino, ma insomma non è che sia una cosa così semplice.